tua casa. Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. Ma tu, tu vieni e seguimi. Tu, tu vieni e seguimi. Lascia che la barca in mare spieghi la verità. Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. Ma tu, tu vieni e seguimi. Tu, tu vieni e seguimi. E sarai luce per gli uomini, e sarai sale della terra, nel mondo deserto aprirà una strada nuova. E sarai luce per gli uomini, e sarai sale della terra, nel mondo deserto aprirà una strada nuova. E per questa strada va, va, e non guardarti indietro, va. Lascia che il mondo vada per la sua strada. Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. Ma tu, tu vieni e seguimi. Tu, vieni e seguimi. Lascia che la barca in mare spieghi la vela. Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. Ma tu vieni e seguimi. Tu vieni e seguimi. Ma vede, ho fatto bene, non lo so che è stato male. Don Lamari, salute. Salute a voi, reverendo Carlo. Come state? Auguri. A voi, Filippo. Ho scoperto che non andiamo a ricevere a tutti. Solo che se uno sta bene, non si deve accorgere. Se uno ha qualche problema, si aggiunge.
se hai già problemi tu, vedi che parliamo di tuo, allora poi sono solo conseguenze. Tu dici una cosa che ti dà, le 9 che faccio, però guarda, molta gente l'ha presa e non lo sapeva, se ne accosa poi perché poi 10 nelle accese, se vuoi a perdere nella 10 un valore sbagliato, quindi qua c'è un video, è l'IGG e l'IGM, cos'è il video? Come si chiama? Dove posso mettere? Mettilo là, Don Sergio. Non c'è la gente passante? Sì, come no? No, è molto più chiaro. Non posso fare.
ci sono le case. Buongiorno. E qua lo la linea così dalla porta principale alla porta principale a Paola no la porta nuova la porta di discussione l'importante è che sappia dove la lascia che era per chiedere le cose basse che è una cotta a mezze maniche. No, no, è proprio così. Una volta erano così le cotte. Erano più pratiche. Sì, perché lì per altri non ti picciano per poter metterlo per niente. Estive. Lasciate la porta aperta, noi mi chiamo Aria. Sì, quello che è stato quell'aria non per me, la mancanza di aria, io capace. No, ha messo la dinastia, c'è un certo niente. Ci aspettava degli esercizi. No, sei salvato. Ci sono le chiesa nuova e sottovolto rimanere la storia. No, ciao, salute faccio Paolo. Ciao, ciao. Posso tornare a tutto quello che mi vuole. È un augurio, Simone, un augurio da Renato. Augurio da Renato, la 25 anni. Scusate, gomma. Possiamo andare a vedere. Vai a casa. Ancora perché mi ci potete.
non potevamo fare una domenica, la domenica scorsa non potevamo fare una domenica. Dovevamo fare una domenica. Thank you.
meglio qua, io tu. Ma non penso, guarda. Thank you.
bella cosa. Siete qua? Renato, qua quando la mamma fa. No, perché sono prima di mia, potremmo colomare. No, non una famiglia, ci dicono, no, tutti, no, tutti quanti. È molto più giù. Però è stato io. A metà. Vabbè, io gli vedo quello. Batteria in carica. Guarda, io non capisco niente. No. Mi sa proprio. Vabbè, ma solo di da gente ti è fuori. Ma tu chi c'è la celebrazione? Sì. Fatti una sì. Con chi è Maurizio? Cioè. Sì. Sì, ma tanto così direi. Eh? Ah, no, faccio Maurizio un po'. Chi? No, io sì. Allora capisci davvero. Non capisci niente, no. Non faccio come si chiama, vabbè, ma io ho certo un video che dice le piccole parti che ci lascia di fare, cioè io non da giro con le cose. Perché che ci lascia di fare, ne dice. Allora, sai come ti pigli a me? I parti carini, i parti che stai caraggiando, vuole mettere in culo, e la ci rimane per ricordo. E chiedo un buffet, che viaggerò io. Oggi sono qui da Chiesa che faccio pure io. Oh, Mario, fuori per favore. Che sono qui? Sono un operatore. Ah. Ma si può andare con la musica? Basta, ma si affliggi la musica. Non manda più musica. Cioè, proprio muore io. Vabbè, fuori. Ma non c'era Maurizio? No, ma stavolta muore. No, se c'era Maurizio giusto aveva piatto. Non c'era Maurizio. No, secondo me la madre Maurizio. Maurizio mi mandò con le scomuni. No, ma tu voleva recare. Sogno, mi sbagliano. Apposta che non ci sono io, non ci vuole questa porta. No, ma tu voleva recare. No? Non mai piazzare il giorno, non è un po' di piacere.
io nessun lavoro. No, sì, non mi sono assistere, faccio come ancora. Come fa tu, c'è come? Vieni qua. Sono cipriti. Dammi. Francesco, sono se ti stai via tu questi cinque. Ah, io ti do un pezzo. Cristallo del corso. Non picciolo. Dove stiamo? Vedi se io parlo con mamma sua. Devi dire un mattino. Perché tu non sono cavata con mamma sua. Non mi chiedo di aiutami a farmi da sola. No, no. Diciamo che mi chiamano tutti, si vede tutto, c'è gente. Dove vai? Stefano è tu? Bene. Sì. La volta a lavare mamma sta. No, no. Ah, Stefania! Ci chiamano? Vuole? Mamma, c'è un io faccio, prima della Maria, ma non mi piace, non fa. Sì, alla fine Babbo Natale! Mandateci una bella lettera di tante fane, anche la mia fanno sotto. Non so di cielo, cada volta pure da una me. Ma fino a poco mi spera tutti. Fermato, e guarda. Si gosta. Fermato. Che c'è tutto. Ma che è il sangue che c'è quest'anno? Vado qua. No, 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 no
Ci mandi. Ciao. 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 Quando lo spirito vive in me, io canto come le dadi. Quando lo spirito vive in me, io canto come le dadi. Io canto come dadi. Ma quello pasticcino c'è ancora.
sicuro. Ok, credo bella davvero, sai. E non ti facete una foto, sì, facciamo una cosa. Oh Maurizio, grazie. Sì, ti saluto, grazie. Prego, passate, non mi preoccupo. Termina. Allora, un attimo di... Vediamo qua, dai. Ho ordinato per le donne. Hai un braccio? Ah, la faccio con la mia, così mi rimane. Camillò dov'è? Camillò! Camillò, vai c'è Camillò! Camillò, vai c'è Camillò! Ad Ernesto, per la foto! 23 Signorina, mi pigliate! Sì, però adesso sta arrivando il fotografo! È in chiesa forse! Scusate, mi pigliate a mia data! E lascia la stare se non riesce! Io la ripresa mi faccio, la foto la deve fare Camillò. È già fatta! Il prossimo anno d'ottobre ha 25 anni pieno con Letizia. Ecco, qua c'è una sorpresa! Non ho più dubbi, sai, sei proprio tu. Io che ringrazio il Signore di avermi dato la possibilità di far parte della tua famiglia. Sei stato un bambino dolce, buono, vivace, obbediente. Il tuo colore intenso sulle mie mani darà colore a chi sembra svanire ormai. Lo scalderà per essere calore. Fai parte di una famiglia semplice ma ricca di valori fondati. Hai sempre affrontato la vita con l'aiuto di Dio in un modo umile e dignitoso. Thank you.
durante il tuo cammino da seminarista, nonostante tutto, hai aiutato i tuoi genitori, lavorando e donando loro il tuo sostegno morale. Stavo mandando a Roma all'anno santo straordinario sulla cupola di San Pietro. Questo è stato col Papa in Turchia e il nunzio apostolico della Turchia era col Papa in questi giorni, Don Pino. Sì, ma siamo al Principato di Monaco, ci eravate pure voi. La vita ti ha messo a dura prova, ma con la fede che ti ritrovi hai superato ogni difficoltà. Oggi potrebbe essere un giorno come tutti gli altri, una domenica come tante altre, ma c'è un piccolo particolare. 25 anni fa prendevi l'abito di sacerdote e noi vogliamo festeggiare come allora. Salve Luca, buongiorno. Pietro è l'ultimo, questo qua è Don Pietro. Don Vincenzino. Verso di te provo molta stima, rispetto e ammirazione. Quando si è sposato Domenico, facendo censo. Sei una persona semplice, umile, ma di valori fondati. Pronto a dare consigli e tranquillità alla mia famiglia. Renato, se così ti posso chiamare, sono veramente orgogliosa di avere un cognato come te. Ma non mi hai scappato, mi hai scappato. Se no, non è stato male.
fanno un addetto, era difficile però. Ecco, comunque non ci veniamo un po' di noi. Sì. Grazie a voi per la presenza. Ecco il
sto facendo perché è rotolata. A mia. Oh, porta la porta, arrivo. Permesso. Francesco, Vincenzo, che fuoco con vola, te? Yeah.
Ciao. Ciao. Sì, guarda, sì. Ma allora c'è un po' di dolce.
Ma è un bambino.
mio. Gaetano mio. Gaetano mio. Intanto fanno la foto. Ma giriamo. Sì. Aspettate. Io sono Renato. Questo è Don Renato. Vedete che c'è una certa differenza tra l'uno e l'altro. C'è un affare che cammina qua. Cosa? Aspettate. È andato. Don Renato qua, questo. Ah, si mangiate un po'. I candelli. A me, ma non si mette. Le calzette. Facciamo una vita di tutti, dai. Dove tu c'è tutto il discorso? Però. Si è aspettato, sì. Siamo 21. Non ti manca molto sicuramente. Non credo che tu può mancare nulla. È la candela Dai,
Non mi spegnere, o in su. Ah, questi sono tutti quelli. Non capire, non capire. Lui preferisce altre cose. E che vogliono uccidere? Se non ci vanno a Gito. Non è semplice a Rescia. Allora, oggi è stata fatta, mi domandano dove è stata fatta. Coca-Cola. Da me. E ecco, dalla pasticceria. È stata preparata nella pasticceria dello schiavo. Meglio noto come pasticceria Dazia Lisa, dove lavora il nostro Mimmo Giurlanda. Bravo! Ed è offerta dal gruppo, ed è offerta dal gruppo Famiglie. Quindi era giusto avere questo momento tutto nostro stasera con tutti, diciamo, i gruppi presenti. Non siamo molti, ma quelli che siamo, ecco, abbiamo pensato di, ecco, di avere un momento più intimo nostro stasera. E allora ancora grazie a tutti. Con viva riconoscenza e amicizia, il gruppo Famiglie si unisce all'augurio sincero a Don Renato per i suoi 25 anni di ministero sacerdotale. La nostra comunità parrocchiale ha imparato ormai a non misurare l'efficacia di un prete dalle opere esteriori che compie, benché anche queste portino in certa misura il loro valore. Di una passione e di attenzione per la vita della comunità, non sono però i criteri decisivi. Decisiva resta la testimonianza di una vita donata per sempre e spesa giorno per giorno. Decisivo è l'esempio di preghiera, di amore per il Signore e per tutti i fratelli. Decisiva è la presenza disponibile, cordiale, amica, fraterna. Dove sta il segreto di questa scelta di vita? Certamente nella statura umana e cristiana dell'uomo prete, ma anche nella sublimità della vocazione sacerdotale. Il prete è un uomo chiamato dal Signore a testimoniare nel mondo l'amore di Dio, che vuole salvare l'uomo, rivestito dallo stesso potere di Cristo, per continuare l'opera di redenzione già attuata nella Pasqua. Un uomo scelto tra gli uomini per offrire agli uomini l'annuncio e l'attuazione del Regno. Attraverso la consacrazione, il sacerdote riceve in dono un potere spirituale che è partecipazione all'autorità con la quale Gesù Cristo, mediante il suo Spirito, guida la Chiesa e salva il mondo. Due sono gli amori del prete: Gesù Cristo nella Chiesa e il mondo da evangelizzare ed orientare a Dio nell'amore. Il prete risponde alla sua vocazione donando gratuitamente se stesso, pane spezzato per la vita del mondo. Dire la nostra riconoscenza al Signore per i 25 anni di sacerdozio di Don Renato significa per la nostra comunità parrocchiale impegnarci a vivere la nostra vita di credenti in maniera sempre più visibile e appassionata. Sarà questa la più bella testimonianza di una comunità cristiana unita sulle vie del Signore e sarà il più bel regalo che potremo fare a Don Renato. Grazie e auguri ancora. Il discorso li abbiamo fatti ieri sera, eccetera, e quindi credo che siano bastati quelli. Ancora grazie davvero a tutti e a ciascuno, a tutti e a ciascuno. È stato un momento bello, corale. Devo dare atto, a voi lo posso dire, ecco, devo dare atto a Padre Lorenzo, il quale
veramente mi ha incoraggiato ed esortato. Forse io la festa non l'avrei voluta, sapete, però lui, e a lui non potevo dire no, perché Padre Lorenzo, sapete cosa rappresenta un po' per me, no? E dice no, dice la festa va fatta, la festa va fatta, perché la gente ti vuole festeggiare, mi ha detto, perché la gente ti vuole bene, ed aveva ragione, ed ha ragione. Bene. Ci siamo un po' festeggiati tutti quanti, perché vedete, nella figura del sacerdote, nella persona del sacerdote, la gente un pochino si rispecchia, quindi ognuno in un certo senso ha festeggiato se stesso. Stamattina, uscendo di casa, ho trovato uno col quale abitiamo vicini, e subito, un po' riferendo le impressioni che lui aveva avuto, vi posso dire con un poco di orgoglio, e la cosa ci fa certamente piacere, che i sorianesi sono rimasti positivamente, proprio, come dire, impressionati. Ecco. Hanno visto una cosa bella, e la cosa bella l'avete preparata e organizzata voi. Poi ho ricevuto telefonate, cose, la voce si era già, come dire, diffusa. Dice, ieri sera, dice, a Pizzo avete fatto una cosa bella, questo fa onore al nostro paese. Cosa ho chiesto al Signore? Abbiamo fatto precedere questo momento da tre momenti di adorazione eucaristica. Guardate, io vi confido, non è un mistero, io al Signore ho chiesto se da questa comunità può nascere almeno una vocazione, perché Pizzoni ha una storia in tal senso veramente bella. Pizzoni nel corso del tempo ha avuto sacerdoti numerosi e anche di valore. Prima o poi avverrà. Io sono sicuro che questo deve avvenire, perché il Signore non ha accorciato il suo braccio. Dobbiamo essere noi un tantino più, va bene? Quindi speriamo. Ieri sera il vescovo, anche se ha fatto un piccolissimo accenno, ha detto, parlando di, ha fatto l'accenno a Soriano, no? E ha detto, Soriano in questo senso ha una sua tradizione. A Soriano attualmente siamo viventi 9 preti, viventi, fino a qualche annetto fa eravamo 13. Ecco, 8 preti più il vescovo, che sono prete, voglio dire, quindi 9. Ecco, 9. Pizzoni è rimasto solo con uno, vivente adesso, nostro concittadino, e il quale sta pure un po' conciato non bene, Don Becuccio. E allora questa tradizione deve continuare, e deve continuare anche grazie al nostro apporto. E allora che Pizzoni possa continuare ad avere nomi belli come Monsignore significava Monsignor Nicola Morfuni, l'arciprete Filia, come si chiama? Sì, Don Vincenzino, quando ha lasciato una bella testimonianza di sé, Don Micuccio, l'altro Morfuni era lo zio di del dottore Michelino Francica, è molto giovane, è morto a 33-34 anni, e tanti altri ancora. Se noi andiamo a spulciare gli annali della nostra storia, e allora che la tradizione davvero possa continuare. In fondo, guardate, noi il sacerdozio abbiamo voluto festeggiare, sapete, e che il sacerdozio, perché del sacerdozio il mondo ha bisogno, ce lo ricordavi ieri sera il vescovo, noi abbiamo bisogno del prete, e quando lo critichiamo è un modo per nominarlo, perché gli vogliamo bene. Grazie ancora per a tutti. E a
Casera meno. Mi dà la candela, vedi? Queste 9 a Giovanni. 20, 15. Sì, aspettate, aspettate. Dobbiamo farci la foto, certo. Aspettate. Allora, una con una famiglia. No, fatemi provare. Sì. Katia. Ma la fai una foto? Jesse. Roberto. Oh, se non mi è piaciuto, non mi è piaciuto. Fatele vedere. E infatti non ti vedi. Ma c'è tutto che sta davanti, ah, 22! Oh, già la foto ci spartiamo! Pigli tutti? Sì. Pigli tutti? Sì. Sempre bruciato. No, prima. Venite qua, dai. A me non sale, venite, devo andare. Sì. Sì.
Dio. Thank you.
Camera della Modezza, a posto? Nonno, facciamo io. Stasera sono cristiano, ma avanzo a cancello. Ha venuto su tutte le mie serate. E mi dispiace, ma come è che ti resta? Thank you.